Invito Filippo Velchi, Bruno Gemelli, Antonio e Brunetto Abicella che presenteranno i libri che hanno. Prego, accomodatevi. Bruno, tu mettiti al centro perché poi io lascerò. Però prima di cominciare la serata, innanzitutto vorrei fare dei ringraziamenti alla ditta Graziano che la prima serata ci ha aiutato per l'allestimento, Graziano Russo. Voglio presentarvi l'amico Maurizio Leone, che invito un attimino ad accomodarsi perché come vedete là c'è lo stand di un'associazione scacchistica che lui di cui lui è presidente, vieni Maurizio, e vi inviterà ovviamente a partecipare ai lavori della sua associazione. Oltretutto là vi informo che c'è il banchetto dove potete firmare per il referendum e quindi io colgo l'occasione e passo la parola a Maurizio. Prego. Buonasera a tutti, io sono Maurizio Leone, sono un istruttore federale della Federazione Scacchistica Italiana, insegno il gioco degli scacchi da 12 anni nelle scuole e privatamente anche tramite l'associazione che rappresento, che si chiama Pushwooders Chess Academy, tradotto è la Scademia Scacchistica degli Spingilegno. Gli Spingilegno per noi scacchisti sono coloro che non sanno giocare a scacchi. Il controsenso è proprio: facciamo l'accademia noi che non sappiamo giocare. Cosa vuole dire? Vogliamo portare avanti il messaggio di imparare il gioco di scacchi, di diffonderlo, ma soprattutto divertirci con questa bellissima disciplina. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato questa possibilità di partecipare a questa festa del libro in piazza e di portare la nostra didattica, il nostro insegnamento qui a Botricello. Gli obiettivi che ci siamo prefissi, che sembrano altissimi, non è vero, sono raggiungibilissimi, è quello di avere dei giocatori formati che partecipano al campionato italiano, di avere tra un anno e mezzo la squadra di Botricello che gioca nel campionato italiano a squadre. Funziona come nel calcio, perché se anche noi siamo nel CONI, quindi tutte le regole, tutto il modo di vita, di pensare del CONI, ce l'abbiamo dentro pure noi. Inoltre abbiamo la possibilità di insegnarlo nelle scuole come materia extracurricolare. La mia esperienza è positivissima, ho avuto sempre dei bambini molto interessati a questo gioco e hanno continuato anche al di fuori della scuola, continuano a studiare e a prepararsi. I bimbi lo sanno, i nostri figli, metto anche i miei, lo sanno che studiando e giocando a scacchi hanno la possibilità di studiare meglio, di studiare in meno tempo e avere migliori voti. Paradossalmente si studia di meno e si hanno i migliori voti, perché migliora la concentrazione, migliora l'atteggiamento che si ha verso lo studio, migliora la fase espositiva delle materie curricolari. Faccio un invito agli adulti a iscriversi anche loro al circolo e giocare anche loro. Non è come il gioco delle carte. Non si possono fare bluff sulla scacchiera, la nostra forza non dipende dal fatto se arrivano o non arrivano le carte buone, le carte forti, eccetera. Quello che noi creiamo sulla scacchiera è una nostra idea, una nostra intuizione, che attraverso un ragionamento logico trasformiamo in attacco, trasformiamo in un discorso che ci porta alla vittoria. E noi e il nostro avversario possiamo vedere tutte e due la stessa realtà davanti. Abbiamo gli occhi per vedere la stessa posizione, interpretarla in maniera diversa, comportarci in maniera diversa. Non possiamo fare bluff, abbiamo le stesse forze davanti. Noi faremo domenica un mini torneo amatoriale qui tra tutti quelli a cui ho insegnato le scacchi, oppure coloro che sanno già giocare, che hanno dimostrato venendo sulle scacchiere e giocando con me, che conoscono il gioco. Facciamo un torneo amatoriale qui a Botricello l'obiettivo da subito, io invito l'amministrazione comunale a prendere in considerazione questo, è di aprire una sede sportiva per la nostra associazione proprio qui a Botricello sin dal mese di agosto.
abbiamo la possibilità di creare una realtà sportiva buona, seria, da portare avanti nel tempo. Grazie. Grazie. Bene, ringraziamo Maurizio Leone e io adesso mi limito a presentare Brunetto Apicella, che voi conoscete benissimo in quanto lui è un giornalista di Botricello, nostrano, e la sua prima esperienza sul banco è intimidito, quindi vi invito a fargli un applauso perché se lo merita, è veramente una persona in gamba. E presenterà due persone che non hanno bisogno di presentazioni: Filippo Verdi, un giornalista professionista, dirigente dell'agenzia ANSA Calabria, e l'altro collega giornalista Bruno Gemelli. Filippo Verdi, se non sbaglio, questa sera presenterà La Calabria Dolente, ma è autore di numerose pubblicazioni, tra cui, se non sbaglio, Ritorno a San Luca, che è un libro che anche quello consiglio molto di leggere. Io questo sono due libri che sono delle raccolte di articoli. Io pure sono un po' diffidente sulle raccolte di articoli, però so che entrambi i volumi, questo me l'ha garantito l'editore Franco Erciliaco, in realtà hanno un pensiero organico, hanno un pensiero che esprime un progetto, e soprattutto invito quindi Bruno a parlarcene e a presentare meglio i due colleghi. Buona serata. Già dato. Allora, buonasera a tutti, benvenuti alla quinta serata della manifestazione Libri in Piazza. Organizzata dall'amministrazione comunale, in particolare dall'assessore all'ecologia e alla cultura Salvatore Procopio, con la collaborazione del direttore scientifico della manifestazione, il professore Giuseppe Candido. Come accennava il professore Candido, stasera parleremo di Calabria. Parliamo di Calabria con due persone che meglio di tutti conoscono le dinamiche sia politiche sia sociali della nostra regione, che l'hanno descritta nel corso dei loro anni di professione. Due persone che meglio di tutti la conoscono, che hanno fatto un lavoro eccezionale, come hanno dimostrato con le loro collaborazioni portate avanti nel corso degli anni. Noi presentiamo due libri questa sera. Partiamo dalla Calabria Dolente, scritta da Filippo Veltri ed edita da Città del Sole, e poi andiamo al libro di Bruno Gemelli, Il Grande Otto. La Calabria Dolente, scritta da Filippo Veltri ed edita da Città del Sole, è una raccolta di editoriali, commenti che sono stati pubblicati sia sul Quotidiano della Calabria e sia sull'Ametino. Una raccolta di commenti editoriali, diciamo, che ricca di molti spunti, di molte riflessioni su tutto quello che è accaduto, diciamo, in Calabria all'interno del 2012. Il 2012 è un anno particolare. Ovviamente quando si parla di Calabria si parla soprattutto di politica, ma anche di diversi temi sociali. E leggendo, diciamo, il libro La Calabria Dolente, leggendo questi editoriali, sostanzialmente emerge un dato di fatto. Questo dato di fatto è dato dalla mancanza di una classe politica adeguata a governare questa regione, sostanzialmente. E, diciamo, a dimostrazione di questa tesi vengono portati tre casi emblematici che sono, diciamo, hanno rappresentato un segno, hanno lasciato un segno nella storia di questa regione. Pensiamo al caso Catanzaro, al caso Reggio e poi soprattutto al caso Rende. Aggiungiamo poi quello che è successo negli ultimi mesi con il caso Scalea. Io inizierei proprio da questo e passerei la parola a Filippo Veltri. Bravo a voi. Grazie Bruno e grazie a tutti gli organizzatori. Il mio libro è una raccolta di articoli, ma se voi lo prendete in mano non ci sono le date degli articoli, perché ne abbiamo discusso col mio editore, che voi credo abbiate conosciuto nelle scorse serate, che è Franco Erciliaco, e a un certo punto io e lui c'è un tuo fan che ti sta salutando. Perché abbiamo tolto le date? Perché in maniera, diciamo, fra il volontario e il no, ci siamo accorti che questo è un libro che è un romanzo. A un certo punto mettere assieme tutti questi articoli sembra che è, come dire, un continuum. Perché un continuum?
perché nell'analisi, qua viene pubblicata soltanto una parte delle cose che ho scritto nel 2012, ovviamente quelle che abbiamo ritenuto le più importanti, il continuum, perché l'abbiamo come dire, suddiviso nelle due o tre tracce principali, che sono quelle della politica, quelle della società e quelle della mafia, che sono tre cose che si stanno assieme e tengono, diciamo, ecco, è arrivato l'editore Franco. Ciao Franco. Buonasera Franco. Che tengono unite, come dire, il disegno dell'analisi che noi cerchiamo di fare della Calabria. Tu hai citato gli ultimi casi, io ce ne aggiungo un altro, che è quello di Lamezia Terme dei giorni scorsi. Che cosa, rispondo alla tua domanda, poi vediamo il resto come evolve, che cosa viene fuori? Viene fuori che non solo non c'è una classe dirigente politica adeguata, e questo mi pare che sia sotto gli occhi di tutti in maniera abbastanza evidente, ma soprattutto c'è una classe politica che in alcune, e ormai sono diventati troppi gli esempi, è diventata una classe politica che non è più semplicemente contigua alla mafia, qui c'è il salto di qualità, quindi non c'è più una contiguità, ma è diventata essa stessa, come dire, la parte dirigente di questa manovra. E se si dà un'occhiata, la si può tranquillamente recuperare, ormai sul web si trova tutto come voi sapete, una parte delle carte giudiziarie di Scalea, e lì c'è davvero qualcosa che va oltre, quindi le cose che ho detto, va oltre, cioè la realtà supera anche il racconto che noi osservatori più o meno attenti cerchiamo di fare. Lì c'è e viene alla luce come questa classe dirigente di un paese che è un paese importante, un paese di snodo di economie, di luoghi turistici, e quindi non soltanto come numero di abitanti. Lì viene fuori che praticamente, fino a prova contraria, aspettiamo poi l'esito, ma insomma ragioniamo sulle carte di cui noi oggi siamo in possesso. Quella classe politica non è che come dire, era sottoposta al ricatto della mafia, era essa stessa la mafia. Cioè erano il sindaco di Scalea risponde non di un reato concorsuale, il sindaco di Scalea risponde dell'associazione mafiosa, che è una cosa diversa. Quindi voglio dire, era lui stesso l'organizzatore. Nelle vicende di Lamezia, e poi concludo e ti ridò il microfono per le tue valutazioni, nelle vicende di Lamezia di quattro giorni fa, che cosa viene fuori nelle vicende di Lamezia? Che lì il politico arrestato era un politico che era parte integrante di tutto un milieu, chiamiamolo, di una città che è la quarta città della Calabria, quindi saliamo di grado, quindi una città che fa 70.000 abitanti, che è nel cuore produttivo della regione, in cui c'è sede lo snodo ferroviario, l'aeroporto, bla 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 bla, le cose che sapete voi meglio di me. In questo ci sta una riflessione che nel mio libro era già presente quando decidemmo con Franco di stamparlo, cioè alla fine del 2012, cioè il dramma della classe dirigente politica di questa regione, con la R minuscola e con la R maiuscola, un dramma totale, dietro cui, e qua lancio un argomento di cui magari torneremo a parlare, dietro cui si nasconde una società cosiddetta civile. Bruno l'altro giorno, seguendo un editoriale di Matteo Cosenza, giustamente lo hanno puntualizzato entrambi, ormai finiamo, l'è caduto questo vento, una società civile in Calabria non esiste, è una società che giustamente, correttamente noi abbiamo definito una società incivile, cioè a dire è uguale a quella società politica che in taluni casi si permette di criticare. Questo è l'altro elemento che cerco di far emergere da queste pagine.
Diciamo che quello che ha appena detto adesso è stato reso noto con la conferenza stampa che c'è stata proprio nei giorni scorsi dell'operazione Perseo sulla Vezzia Terme. Al di là degli risvolti giudiziari, il dato che emerge, che è stato detto anche dal procuratore aggiunto, ha detto delle parole molto forti quando ha presentato l'inchiesta, ha detto: l'omertà non è solo silenzio ma anche interesse, a dimostrazione del fatto che alla Vezzia, ragioniamo sulla Vezzia ma come se ragionassimo anche in maniera più ampia, nessuno, diciamo, della società civile ha denunciato i propri estortori, e questo è stato proprio un meccanismo che non ha permesso, diciamo, un miglioramento, un potenziamento delle indagini per arrivare subito all'inizio, per arrivare immediatamente agli arresti. Cioè la vittima era, non ha mai denunciato. Sì, ma non c'è solo questo, Brunetto, non c'è solo un punto di mancanza di coraggio e quindi di omertà. Lì c'è altra cosa che si ricollega a quello che ho detto io e che ci dimostra come le analisi che nostre addirittura sono insufficienti rispetto allo stato che alcune inchieste di magistratura, polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno portando allo scoperto. Guardate che è un paradosso, cioè non ci possiamo permettere di scrivere, quelli invece non soltanto non scrivono, quelli mandano le persone in galera. Alla mezza, ha detto Borrelli, e lo ha dimostrato. Il punto qual è? Non è che c'è un'omertà perché la gente ha paura e c'è pure quella. Lì c'è il dato che vi ho detto prima, lì c'è il dato che questa società incivile aveva capito che l'unico meccanismo, ha capito che l'unico meccanismo per fare carriera, per andare avanti nei gradi della società e per fare soldi, aveva capito che l'unico meccanismo era quello di schierarsi da quella parte là. E allora lì non c'è soltanto un fatto, sa, la solita storiella che ci raccontiamo, lo Stato non c'è, però io vado a denunciare, poi dopodiché mi lasciano solo. No, lì non c'è quello, lì c'è un'altra cosa, lì c'è una scelta, come dire, ragionata. C'è una scelta che coinvolge il modo con cui si è strutturato il mondo delle professioni in Calabria, coinvolge col modo col quale si è strutturata la stessa società culturale in Calabria, coinvolge il modo con cui la stessa società imprenditoriale è cresciuta in questa regione, che a un certo punto ha creduto di trovare le proprie ragioni, non soltanto quindi in un fatto, diciamo, come hai detto tu, di paura, ma in un fatto di pura convenienza, cioè a dire: sto da quella parte perché quella parte è una parte che mi fa fare carriera e le cose che ho detto prima. Questo è l'ulteriore salto di qualità rispetto a questo libro che c'è stato in questi pochi mesi. Se noi pensiamo, ragioniamo di 7 mesi, in questi 7 mesi noi abbiamo ragionato su queste cose e anche sull'altra vicenda di cui non abbiamo parlato, che è la vicenda del comune di Reggio Calabria, per cui Franco, secondo me. Allora la domanda a questo punto è: l'inchiesta di Lamezia coinvolge tutti, diciamo, società civile e tutto, cosa fare allora, cosa deve fare la politica, cosa deve fare la società civile in questo caso? Cosa deve fare? Bella domanda. Intanto cominciamo ad abolire, secondo me, anche nelle nostre discussioni, cominciamo ad abolire questo termine, perché secondo me creiamo confusione, creiamo un'assoluta confusione e creiamo un'assoluta cortina dietro cui ci si nasconde. Guardate, quello che bisogna, io non sono in grado ovviamente di dirvi quello che bisogna fare. So per certo quello che è una persona, una grande persona che nel mio libro c'è, che è vivente, gli altri ahimè, uno è morto e l'altro ce l'hanno portato via dalla Calabria, sono due preti tutti e due, Don Nitolo Calabrò e Brigantini. Invece Don Luigi Ciotti campa. Don Luigi Ciotti campa e dice una cosa che è fondamentale, secondo me, ma non soltanto nelle discussioni, anche nella nostra vita di tutti i giorni. Don Luigi dice una cosa che è fondamentale: finiamola col problema della solidarietà. Il punto vero che noi abbiamo al di là della Calabria, lui me l'ha detto in Calabria, ma aveva un'ottica un po' più ampia, il problema è quello della condivisione. Che cosa significa la condivisione? Significa che qualcuno, che ognuno di noi si sporca le mani. Allora, sporcarsi le mani significa che se viene bruciata quella sedia là ed è un attentato doloso, è semplice per ciascuno di noi fare una, appunto, solidarietà di facciata,
lo dico nell'esempio più semplice, ora vi dirò che cosa voglio dire. Il punto è condividere, cioè dire noi in Calabria il terzo elemento che abbiamo è che sta creando dei problemi, al punto che il nuovo procuratore di Reggio Calabria nelle sue prime uscite ha identificato questa storia dell'antimafia di facciata come uno dei problemi più gravi che abbiamo in Calabria. E molti si nascondono perché diviene facile fare una protesta parolaia e verbale. Don Luigi dice la condivisione e soprattutto che ciascuno di noi faccia fino in fondo il proprio dovere. Che cosa significa? Significa una cosa semplicissima ma difficilissima da fare, e che però secondo me è una delle poche cose che io mi sento di suggerire. Qual è la cosa? Non rimandiamo continuamente la palla nel territorio avverso o nel territorio del mio amico più prossimo, cioè a dire se io posso fare una cosa la faccio a prescindere se questa cosa viene fatta dalle istituzioni, viene fatta dalle associazioni, viene fatta da altri. Quindi la giustezza di un vivere civile innanzitutto sta in ciascuno di noi. Quindi non ributtiamo la cosa, questa cosa la posso fare, però poi gli altri non la fanno, e quindi che cosa? No, intanto cominciamo a farla noi. Intanto cominciamo a farla noi e quindi cominciamo, come ho detto prima, ad esporci, cominciamo a sporcarci le mani e cominciamo ad avere una condizione di vita che ci consenta di poter alzare la voce. Dopodiché possiamo fare tutte le cose che vogliamo, ma se in assenza non c'è questa premessa, che non è una premessa che ho detto io, tutto il resto diventa secondo me un'inutile chiacchiera, un'inutile manifestazione esteriore che poi non ha modificato in sostanza il nocciolo duro della situazione calabrese, se è vero che ci ritroviamo a parlare continuamente di queste cose. La classe politica? Ma dalla classe politica è quella che ne esce peggio da questo mio libro, e su cui do il giudizio peggiore. Cioè la classe politica calabrese è una classe politica, tranne rare eccezioni, ovviamente, ma questo lo do per scontato che ci sono delle eccezioni, che non ha minimamente saputo rappresentare né qui né fuori dalla Calabria un'immagine diversa della regione, che pure faticosamente in alcuni tratti emerge, ma perché noi ci portiamo appresso questa palla al piede, che è una palla al piede molto pesante, di una classe politica assolutamente inadeguata. Il mio giudizio è assolutamente netto e riguarda tutte con varie gradazioni a secondo delle responsabilità, sia la sinistra che la destra. Appunto, leggendo il libro, la dimostrazione viene data dal caso Reggio. Franco, il mio editore ha pubblicato una. Se mi fai dire. Perché lui non la dice. Oltre ai libri nostri, Franco ha pubblicato in maniera assolutamente coraggiosa e in maniera assolutamente intempestiva nel senso che era tempestiva invece. Che era tempestiva, nel senso che è uscito molto tempo prima che lo Stato intervenisse sul caso Reggio, sul caso Fallara, che poi diciamo ha dato origine a varie cose. Quindi da questo punto di vista io vorrei rendergliene pubblicamente omaggio, come abbiamo fatto in altre piazze, ma anche qui stasera a Botricello, perché poi quando diciamo che le cose sono come ho detto io, poi ci sono queste punte di innovazione che non riusciamo a far emergere tutti quanti, è perché non c'è una rete che le tenga unite, e se non c'è la politica non ci può essere nessuna cosa. Tenevo a dire questa cosa. Buonasera a tutti, scusatemi intanto per il ritardo con cui sono arrivato, ma mi sono dovuto fermare, sto venendo da Catanzaro, quindi mi sono fermato un attimo Acropoli. Ma non da solo. Allora, io sono contentissimo, orgoglioso che stasera ci siano qui Bruno Gemelli e Filippo Veltri, che costituiscono un po' la punta di diamante del giornalismo calabrese. Io questo perché lo dico? Perché chi era presente
un paio di sere fa, noi qua abbiamo parlato di giornalismo, Bruno e Filippo, e c'era presente anche il presidente dell'ordine Soluri. E ha parlato anche delle cose che ha detto Spovelliti, mi auguro. No, diciamo che lui a un certo punto ha parlato, però poi è andato via prima, quindi non, io avrei voluto aprire un dibattito che purtroppo poi alla fine è stato quasi un monologo, a parte i due amici, il professore Candido e il professore Procopio, che mi hanno comunque sostenuto, ma loro rappresentano l'organizzazione. Io praticamente era venuto fuori il problema della qualità del giornalismo in Calabria. Allora io ho cercato un po' di fare l'avvocato difensore dei giornalisti, anche e non solo per il semplice motivo che io faccio parte del Consiglio regionale del sindacato della Federazione Nazionale della Stampa, quindi mi ritrovavo anche un obbligo di fare questo, però l'ho fatto molto volentieri e ho cercato di spiegare un po' qual è la situazione in cui lavorano soprattutto i corrispondenti dei giornali locali, i quali si trovano ad essere, non dico sottopagati, ma addirittura non pagati, tenuti con il ricatto dell'iscrizione all'ordine, e che sono costretti poi, che magari poi lavorano e non si vedono pubblicati i loro articoli, insomma tutte quelle che sono le problematiche che noi conosciamo. E tutto questo poi alla fine, perché io poi chiudevo un attimo, diciamo, questo ragionamento dicendo che alla fine la stampa calabrese purtroppo non può mai essere libera al 100%, perché siccome sono troppo pochi i calabresi che tutte le mattine vanno in edicola a comprare i giornali, perché noi abbiamo l'indice di lettura in Calabria più basso d'Europa, è chiaro che le aziende che pubblicano i giornali non si possono reggere sui proventi delle vendite e quindi sono costretti ad aspettare le elargizioni munifiche o, tra virgolette, prima munifica un po' meno, e che arrivano dal potere. Tutto questo cosa significa? Che nel momento in cui tu vivi di pubblicità istituzionale è evidente che una forma di autocensura, se non di censura addirittura diretta, si crea, perché chiaramente i politici sanno come fare per chiudere e aprire i rubinetti secondo i casi, no? Allora invece è chiaro che però nel momento in cui c'è una firma autorevole, delle persone che hanno alle spalle una storia, e allora come sono appunto i due colleghi presenti che stasera appunto abbiamo il piacere e l'onore di avere qui, e che soprattutto mi hanno dato l'onore e il piacere di pubblicare con la mia casa editrice, allora evidentemente i discorsi si ribaltano, perché Bruno Gemelli per esempio ha dimostrato che ci mette poco a sbattere la porta e andare via nel momento in cui si trova in certe situazioni. Filippo l'avete appena ascoltato, quindi non c'è bisogno che io ve ne parli per dire appunto la dose di coraggio che ci troviamo di fronte. Quindi il problema è proprio questo, che ci vuole sicuramente autorevolezza, ci vuole il coraggio di dire le cose, e ci vuole anche, alla fine bisogna mettere in conto un discorso che purtroppo sta passando ed ormai quasi completamente affermato, e questo lo dico sulla mia persona e sulle mie spalle, su quello dei colleghi che operano a Reggio, il rischio di essere tacciati come nemici, perché dovete sapere che io personalmente, il collega Giuseppe Baldessarro, il collega Gianluca Orsini, siamo stati definiti e continuiamo ad essere definiti dal governatore i nemici di Reggio Calabria, e di conseguenza nemici anche del resto della Calabria, perché chiaramente è evidente che lui ora si sente di rappresentare l'intera regione. Io, come ci ho detto l'altra sera, per quelli che erano presenti, sono un uomo di sinistra, però per quanto mi riguarda ritengo di essere a prova di bomba, perché io mi ritrovo sempre all'opposizione. Quando c'era il centro-sinistra io comunque mi ritrovavo, pur essendo, ripeto, un uomo di sinistra, mi ritrovavo all'opposizione, tant'è vero ho avuto una polemica ferocissima con Cersosimo e con Loiero, mi ritrovo naturalmente, e dico naturalmente, all'opposizione in questo momento. Ma alla fine, allora, se si ribaltano le cose a Reggio, ci siamo trovati in una situazione in cui si sono invertiti i ruoli, cioè le vittime sono diventate carnefici, i carnefici sono diventati vittime. A Reggio è successa una cosa incredibile che secondo me non è successa mai da nessuna parte d'Italia. C'è stata un'opposizione, alla quale opposizione poi si sono aggiunte alcune frange della maggioranza, che al di là poi delle sterili, delle controposizioni che ci possono essere nelle pubbliche assise, cioè nei consigli comunali, nei consigli provinciali e quant'altro, hanno fatto una cosa, diciamo, di una limpidezza che direi anglosassone, nel senso hanno raccolto documentazioni, prove, materiali,
e le hanno portate alla Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica, in base alle carte che questi membri dell'opposizione, ai quali si sono poi successivamente aggiunti due membri della maggioranza, non hanno fatto altro che esaminare le carte, e sulle risultanze di quelle carte si è arrivati alle conclusioni che voi tutti sapete, cioè allo scioglimento del Comune di Reggio Calabria per qualcosa che è molto di più di un dissesto, perché in realtà la cosa che ancora non si capisce, che francamente non si capisce come non sia stato dichiarato poi alla fine il dissesto, e lì poi ci sarebbero da aprire tanti argomenti che riguardano anche alcuni modi di lavorare della Procura, però siccome ci sono delle inchieste in corso e noi siamo persone responsabili, non ci sentiamo di fare pubblicamente delle illazioni, anche se in cuor nostro sappiamo di che cosa si tratta. Allora lì a Reggio praticamente è successo questo, che per un certo periodo di anni, 3-4 anni, è stato millantato da parte del sindaco Scopelliti, che all'epoca era sindaco Scopelliti, e successivamente del suo successore Demetrio Nena, questo famoso modello Reggio. Modello Reggio che alla fine loro hanno saputo vendere così bene, tant'è vero che poi sono riusciti ad illudere il resto della regione, e voi sapete bene che poi il governatore Scopelliti è stato eletto a furor di popolo con i voti soprattutto che sono arrivati da una provincia dalla quale forse non si aspettava nemmeno lui, che è la provincia di Catanzaro. Quindi evidentemente c'è stata una grossa operazione di facciata. C'è stata una grossa operazione di facciata che era basata soprattutto sul motto latino del panem circenses, nel senso che erano fatte delle cose molto di facciata, concerti pubblici, grossi finanziamenti a iniziative che erano solamente, ripeto, delle cose di facciata e non avevano nessuna sostanza. Tutto questo ha comportato evidentemente ha prodotto un depauperamento delle casse pubbliche, senza dire che poi non c'è stato nessun tipo di intervento sulla città, perché a Reggio Calabria noi scontiamo quello che è un po' il male di tutto il sud, e questo non riguarda solamente, come diceva bene prima Filippo, i governanti di centrodestra, ma riguarda anche quelli di centrosinistra. Secondo me noi in Calabria uno dei grandi mali che noi abbiamo è quello che non siamo capaci di mantenere una gestione ordinaria del governo cittadino pubblico, nel senso che noi non sappiamo fare le manutenzioni, nel senso le aiuole le piantiamo, le sistemiamo, le facciamo, poi non c'è nessuno che le cura, le piazze vengono pavimentate, le strade vengono asfaltate, tutti i lavori vengono fatti, però il lavoro ordinario poi viene completamente trascurato fin quando poi tutto non si deteriora e poi è necessario l'intervento straordinario. Intervento straordinario che naturalmente costa 4-5 volte in più di quello che sarebbe costato l'intervento ordinario. Tutto questo alla fine ha prodotto il collasso delle casse del Comune di Reggio Calabria. Perché è successo che quando questi politici dell'opposizione sono andati alla Procura delle Repubbliche, io non li sto nominando i politici dell'opposizione proprio perché voglio evitare di pensare che io stia facendo chissà quale tipo di propaganda politica o elettorale. Dopo aver portato queste carte, le carte erano così, voglio dire, indiscutibili, così chiare, che hanno poi creato quel caso drammatico che è passato poi alla storia come caso Fallara, che ha comportato appunto il suicidio della responsabile del settore bilancio del Comune di Reggio Calabria. Alla fine, morale della favola, questo suicidio, che ben inteso è a scanso di equivoci, bisogna dire che sul suicidio non c'è nessun dubbio, nel senso che ci sono appunto le registrazioni delle telefonate della Fallara ai carabinieri, perché lei è morta ingerendo il lacino muriatico, per cui all'inizio si era anche adombrata l'ipotesi che si fosse trattato di un suicidio camuffato, però in realtà sul suicidio non c'è niente da discutere. Il problema reale è che lei si è sentita talmente, scoperta in tutto il gioco, in tutto il lavoro che aveva fatto, che alla fine non ha trovato altra strada che quella di ricorrere al suicidio. A quel punto però la cosa paradossale è che tutto questo, ma non tanto paradossale, tutto questo non ha fatto altro che portare un beneficio a quelli che erano stati la causa di tutto ciò,
i quali poi dopo un attimo di smarrimento, nel quale addirittura pensate che il giorno del funerale il governatore venne al funerale dicendo appunto che la Fallara era una vittima delle maldicenze e che addirittura lui aveva intenzione di creare poi una fondazione a suo nome. Dopo nemmeno una settimana la Fallara era diventata invece la causa di tutti i mali della città, fino al punto ad arrivare, e questa è storia di questi giorni perché c'è un processo in corso, alla dichiarazione pazzesca che, secondo la quale il sindaco di allora, quindi l'attuale governatore della regione, si sarebbe semplicemente limitato a firmare le carte che venivano poste sul suo tavolo dalla dottoressa Fallara, e lui non le leggeva nemmeno e le firmava per l'estrema fiducia che riponeva nei suoi confronti. Quindi questa è la situazione. Noi oggi come oggi, io vi dico solamente una cosa, che sia la cosa pazzesca: se un imprenditore privato, se il titolare di quel bar domani paga gli stipendi dei suoi dipendenti e non versa l'IRPEF, non lo so, voglio dire, quanto può rimanere aperto sto bar? Cioè, qualche problema sicuramente ce l'avrà. Il comune di Reggio Calabria per 2 anni non ha versato l'IRPEF dei suoi dipendenti, questo giusto per dire, ma questa è una delle tantissime cose. A quel punto, allora, quando alla fine scoppiò appunto questo caso che noi comunque conoscevamo tutti, allora io mi sono limitato a fare una cosa semplicissima: ho chiamato il collega Peppe Baldessarro, il collega Gianluca Orsini, che avevano seguito, l'uno per il quotidiano della Calabria, per Repubblica, e l'altro per l'Unità, le vicende del comune di Reggio, e gli ho detto: guardate, voi non dovete fare altro, secondo me, che rinfrescare un po' la memoria, perché loro tutte le cose che noi abbiamo scritto nel libro le scrivevano quotidianamente sui giornali. Quindi io pensavo che fosse necessario, proprio perché stavo percependo che si stava creando questo meccanismo, no? Quello di fare passare chi aveva scoperto le cose come se fosse stato un nemico e il colpevole di quello che era avvenuto. Allora io gli ho detto: secondo me noi non dobbiamo fare altro che raccogliere queste cose in un libro, perché la gente dimentica facilmente e noi in questo modo non dobbiamo fare altro che rinfrescare la memoria. Fatto è certo che questo libro, che devo dire ci ha creato definitivamente poi la messa all'indice da parte del potere dominante, questo libro è da 1 anno e mezzo in libreria, ha venduto tantissimo e noi non abbiamo ricevuto né una smentita e né una querela da parte di nessuno, che significa che il libro diceva la verità. Quindi voglio dire, questo è un modo di fare giornalismo, se mi permettete anche di fare editoria, che secondo me ha un valore sociale e civile inestimabile. Quando ci sono dei giornalisti che hanno, io non voglio usare la parola schiena dritta perché mi pare un po' abusata, però diciamo che hanno l'onestà, la correttezza, il senso civico di dire le cose così come stanno, senza temere ritorsioni da parte dei loro editori, secondo me si può veramente produrre in Calabria una buona informazione. Allora, prima di proseguire nel dibattito, volevamo salutare i ragazzi che sono arrivati dalla Bielorussia lunedì e sono ospiti della struttura di Don Alfonso, resteranno qui a Botricello fino al prossimo 2 settembre. A proposito di fatti non di chiacchiere. Padre, se vuoi presentare 2 parole sul progetto, magari. No, parla per me. Buonasera, scusate l'interruzione, ma siamo fuori programma. Un doveroso saluto lo dobbiamo dare a questi ragazzi che sono ospiti per questo mese con la Fondazione UALSI. Sono ragazzi che vengono dalla Bielorussia, sono tutti ragazzi che hanno problemi, hanno delle patologie che devono essere perlomeno alleviate con il loro soggiorno nella nostra cittadina. Io voglio salutare qui l'organizzatore di questo gruppo, perché è Don Alfonso Veronà che ha voluto fortemente che questa manifestazione, questa
questo gruppo di ragazzi fosse ospitato qui nella nostra cittadina. Io a nome mio, a nome di tutta l'amministrazione comunale, siamo orgogliosi di avere questo gruppo di ragazzi e nello stesso tempo diamo la possibilità a questi di poter scambiare, fare un interscambio culturale anche con i nostri ragazzi di Botricello. Grazie e benvenuti a Botricello e passo la parola alla nostra interprete che vuole salutare a nome dei ragazzi la cittadinanza di Botricello. Buonasera. Non ho parole per ringraziare voi tutti, prima di tutto il nostro capo, che avete dato questa possibilità, perché quando abbiamo avuto questo prezioso invito, il Ministero di Sanità ha individuato ragazzi che hanno bisogno di soli, mare e vostro amore. Veramente sono alcune patologie che non riescono a essere curate da noi perché per il nostro clima, per questa conseguenza di Chernobyl, per accumulo di radioattività, le malattie prima di tutto dei ragazzi vanno in maniera molto grave. Perciò anche noi speriamo di creare un grande scambio, invitiamo lei, invitiamo il nostro capo a venire in Bielorussia dove sarete onorevoli ospiti, non solo nostri ma anche dal Ministero, e vi auguriamo tutto bene per vostre famiglie, per vostri figli. Grazie. Il progetto è nato l'anno scorso, avendo preso un bambino, o meglio, mi hanno indicato perché non prendete pure un bambino che è rimasto solo nei gruppi che vanno in famiglia. E allora ho preso a Sasha, bielorusso pure lui, è rimasto a casa, e non fa parte del gruppo, sta bene lui, ecco, va a mare, non ha problemi. Però noi l'anno scorso c'è stato il 30° anno di fondazione e di ricordo della fondazione, quindi volevamo fare una festa, volevamo fare qualcosa anche di grande, spendere qua, là, eccetera, però poi ho riflettuto che forse con la crisi che c'è, tutte queste sfarzosità, eccetera, non servono a niente, e c'è stata una signora che mi ha detto: perché non fate qualcosa voi che avete anche i disabili, gli anziani, perché non portate qualche ragazzo malato della Bielorussia al posto di dire, perché sapete che noi chiediamo, prendiamo questi ragazzi, però poi c'è sempre una certa finalità di sotto che sarebbe quella poi al limite anche dell'adozione, ecco. E quindi noi non abbiamo voluto scompigliare nessuno, abbiamo pensato, dico, facciamo qualcosa di positivo per quei ragazzi che hanno una problematica diversa dagli altri. Quella è la sofferenza, che manca l'affettività del padre e della mamma, però ci sono altri ragazzi. Avevo fatto una specie di ricerca, ecco, sempre su Chernobyl, vi ha spiegato bene la interprete che la radioattività sembra una cosa strana. Noi ci lamentiamo quando diciamo che abbiamo visto i cinghiali che sono radioattivi, l'abbiamo visto in quelle nella zona di Biel, di Genova, eccetera, e forse sono pure pieni di radioattività anche i nostri qua, e noi ce li mangiamo. È sconosciuta la cosa, però nello stesso tempo è un problema. Questi ragazzi, nonostante le cure, sono sempre malati a livello di bronchi e di polmoni, no? E quindi è una sfida che abbiamo preso con la loro associazione, ma è stata, diciamo che hanno fatto una scelta di questi ragazzi, sempre il Ministero della Salute, mandandoli sotto per dare possibilità a questi, sempre che, ecco, il mare Ionio, il sole e lo stesso mare, o l'Ionio stesso, possa dare un aiuto per questi ragazzi che hanno questo problema pneumatologico, ecco, quindi a livello di bronchi. E noi è una sfida, l'abbiamo lanciata, nel senso, se potessimo arrivare veramente a un giorno, due giorni o a una cura,
sarebbe una cosa grande anche per loro, ma anche una soddisfazione anche per noi e per altri, che un domani al limite oltre a questi potrebbero venire altri. Non dico che me le devo prendere tutti io, però ecco, ci sarà possibilità di fare anche questo gesto d'amore un domani, chiaro? E questo è tutto il progetto, insomma. Grazie di averci ascoltato e speriamo bene. Sì. Volevo solamente, siamo nel tema che lei stasera sta illustrando, voglio dire che tutta questa accoglienza, perché Botticello è il paese dell'accoglienza, quindi abbiamo una dote forse che è stata trasmessa dai nostri avi, quindi Botticello è stato il paese del pane, il paese di grandi lavoratori, artigiani che hanno accolto sempre il forestiero. Questa è un'espressione di solidarietà che noi cerchiamo di dare a questi nostri ospiti, ma voglio dire, Don Alfonso non l'ha detto, però voglio dire che in questa accoglienza le istituzioni sono sempre lontane, voglio dire, non abbiamo avuto grande partecipazione da parte della regione, delle altre istituzioni sovracomunali che hanno potuto favorire questa accoglienza. Io questo lo volevo dire perché mi sentivo in dovere, perché con grandi sacrifici e con grande sofferenza anche da parte dell'Istituto Velonà stiamo cercando di dare tutto quello che questi ragazzi possono avere e che sicuramente devono avere per quando sono qui a Botticello. Lo vedi, già sono venuti bianchi e già si sono abbronzati un giorno. Un giorno soltanto. Forza biologica. Però non riusciamo a far uscire dell'acqua. Fino a notte, di notte intera. Il circo. Grazie. Diciamo, questa è la dimostrazione anche della Calabria dell'accoglienza, no? Sì, ma Bruno dovrebbe raccontare pure queste storie. Non sì, c'è la condivisione di quella finito prima. No, là c'è tutto fatto. Dividiamo i problemi. Il circo continua, Bruno. Il circo continua. Allora, abbiamo salutato i ragazzi bielorussi, passiamo, prima di proseguire nel dibattito volevo fare io una piccola presentazione sul libro di Bruno Gemelli, perché diciamo nel libro di Filippo Veltri si trovano molti spunti di riflessione, molti spunti per creare dibattito. Nel libro di Bruno Gemelli, Il Grande Otto, si ritrovano quelle storie della Calabria, quelle storie che appunto, come dice nel titolo, storie dimenticate di Calabria. Bruno Gemelli è uno dei migliori giornalisti calabresi, anche perché tra le sue passioni c'è pure l'arte del raccogliere, no? Una cosa che si può ammirare anche molte volte la domenica, sul quotidiano della Calabria vediamo gli editoriali che fa per il quotidiano della domenica. Bruno ha pensato anche di raccogliere tutte quelle storie di Calabria dimenticate, quelle storie di cui diciamo nel corso, per un motivo o per un altro, anche i giornali diciamo non riescono ad approfondire, perché magari presi dalla routine, dalla cronaca giornaliera di tutti i giorni. Ci sono nel suo libro Il Grande Otto ci sono molte storie particolari, molte storie che parlano anche della provincia di Catanzaro, puntano alla valorizzazione della Calabria. Per chi non lo sapesse, anche nel libro, siccome nella prima serata c'è stato anche un omaggio a Vittorio De Seta, c'è anche la storia del rapporto che Vittorio aveva con la mamma Maria. Io quindi passerei la parola a Bruno, così ci espone i punti salienti del libro. Presentarti brevemente, perché scusate, io mi intrometto perché volevo dire, prima che intervenisse, siccome lui mantiene sempre un profilo molto,
molto misurato, che al di là del fatto che naturalmente con Bruno entriamo su altro tipo di aspetto, però Bruno non è uno che comunque le manda a dire, perché io ho notato e ho apprezzato tantissimo che quando l'altra volta si è trovato in occasione di una conferenza stampa di queste solide dove si esaltano le sorti, magnifiche sorti e progressive della Calabria, lui è andato a scoprire niente di meno che noi di una delle cose più preziose che abbiamo, che sarebbe il bergamotto, che si produce solamente nella provincia di Reggio Calabria ed è veramente un tesoro inestimabile che noi siamo riusciti a non valorizzare nemmeno quello. Bruno ha scoperto e l'ha scritto anche sul quotidiano che il giorno, mi pare la conferenza stampa hanno regalato, evidentemente la regione immagino che sia stata, ha regalato il bergamotto di Reggio Calabria. Il problema è che era prodotto però dall'acqua di Parma, cioè è veramente una cosa folle, cioè, immaginare una roba del genere. Bruno è stato l'unico che l'ha scritto e quindi questo io le devo dare, quindi sei un nemico di Reggio pure tu, sappi, se prima non lo eri ora lo sei diventato. Buonasera, sì, in effetti io sono attratto dalle curiosità. L'altro giorno è venuto a Catanzaro il ministro Lupi, la regione Calabria ha regalato il bergamotto di Reggio e l'ha confezionato con l'acqua di Parma, quindi questo diciamo è il livello. Niente, io non sono uno storico, sono un giornalista che in questo libro racconto 48 storie dimenticate, piccole, grandi. In realtà non sono io a scegliere le storie, sono le storie che scelgono me, nel senso che una storia piccola, grande, pillole di personaggi, eventi, se c'è qualche dettaglio, qualche particolare che mi incuriosisce, io la prendo in considerazione. E quindi per non annoiarvi saltello diciamo con qualche esempio. Chi di voi ha visto il film Amarcord? Nel film Amarcord Fellini a un certo punto fa vedere la nave, il transatlantico Rex, ricordate? Ebbene, i bulloni del transatlantico Rex sono stati costruiti a Locri negli anni 30. Negli anni 30 a Locri c'era una fabbrica metalmeccanica, metallurgica, che si chiamava le Officine Meccaniche Calabresi, che produceva una motocicletta, tutto il ciclo completo, produceva motori marini, produceva cannoni, produceva appunto i bulloni della nave Rex. In quegli anni le Officine Meccaniche Calabrese erano a livello delle fabbriche milanesi, quindi voglio dire non si parte mai da zero, si torna sempre indietro. E il titolo del libro, Il Grande Otto, prende questo nome dal primo capitolo ed ha un doppio significato. È una metafora, l'otto che racchiude la Calabria, le Calabrie, e l'otto perché era diciamo il percorso di una gara automobilistica che durò dal 49 al 57. Allora si facevano le gare di velocità su strada, poi diciamo poi a un certo punto ci furono degli incidenti, dei morti e quindi li vietarono. E tenete presente che all'epoca l'Italia, diciamo, gli sport popolari erano il ciclismo, il calcio, il pugilato e l'automobilismo. Non c'erano televisioni, c'era solo la radio e i giornali. Ebbene, quel Giro delle Calabrie, si chiamava così, Giro delle Calabrie, era la terza gara per importanza, perché la prima era la mitica Miglia Miglia, la Brescia-Roma-Brescia, poi c'era la Targa Florio a Palermo, il circuito delle Madonie, e poi c'era il Giro delle Calabrie. C'erano altre gare importanti in ogni regione, ma perché era importante il Giro delle Calabrie? Perché si facevano in una giornata 732 chilometri, la gara partiva da Catanzaro,
andava a Cosenza via Soveria Mannello, da Cosenza andava a Camigliatello, poi scendeva nella strada della Bonifica e arrivava a Crotone, passava da Botricello, tornava a Catanzaro, andava a Nicastro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, La Ionica e tornava a Soverato. Si impiegavano 8 ore. Le macchine, la macchina 615 era segnata 615 perché partiva alle 6:15, quindi c'era tutta delle regole. Allora io racconto questa storia che, ripeto, è una metafora, perché diciamo le Calabrie ci sono ancora adesso, insomma, le Calabrie, e qui, come dire, vorrei far notare che il libro di Filippo ha un altro merito, ha un altro valore, e perché oggi siamo ritornati alle Calabrie. Guardate, oggi in Calabria non ci sono più di 10 persone che hanno una visione generale della regione. E a parole ce l'hanno, diciamo, anche il governatore, questo, quello precedente ancora, diciamo, siccome sono presidenti pro tempore devono interessarsi, però in realtà ognuno si guarda la sua provincia, e Filippo ha questa particolarità di avere una visione complessiva della Calabria. Questo deriva dal suo bagaglio culturale, dalla sua esperienza, dall'essere stato direttore regionale dell'ANSA. Chiudo la parentesi. E allora, all'interno di questo primo capitolo, che è praticamente il giro delle Calabria, ci sono all'interno tante altre storie. E una di queste è veramente curiosa, perché, diciamo, adesso la racconto brevemente. E praticamente il quartiere generale della gara era il Jolly Hotel di Catanzaro, che adesso si chiama Hotel Guglielmo. I Jolly Hotel in Italia erano di proprietà del conte Marzotto, quello di Valdagno, quello di Pregamano, i Lanieri, quello di Pregamano. Sì. Allora, praticamente li costruì il conte Marzotto, che aveva 8 figli, di cui 4 erano corridori automobilistici. Infatti i figli di Marzotto li chiamavano conti correnti, conti perché erano nobili, conti, e correnti perché correvano. E allora, a un certo punto, finita la guerra, gli americani, temendo che al fascismo si potesse sostituire il comunismo, crearono una gladio logistica, cioè pensarono di costruire degli edifici che potessero ospitare i Marines. Però ovviamente, insomma, la cosa voleva fatta con un certo garbo, diciamo. E allora cercarono un industriale che costruisse degli alberghi, in modo che, diciamo, ci fosse, diciamo, nell'epoca della ricostruzione alberghi, quindi si cominciava a sviluppare il turismo, però che avevano questo scopo segreto: in caso di conflitto questi alberghi dovevano ospitare le truppe americane. E allora fu pensato di costruirne uno ogni 100 chilometri. In Calabria ne furono costruite 4, anzi poi 5, perché il signore parla anche di Praia Mare, però originariamente erano 4 ed erano giusto ogni 100 chilometri. Lui si riferisce a un'altra cosa, Praia Mare. Ah, comunque, i Jolly Hotel costruiti in Calabria furono 4. Uno Castrovillari, Cosenza, che adesso il sindaco Chiuto vuole fare abbattere, Catanzaro e Gioia Tauro. Quindi, come vedete, il conto torna, diciamo, e quindi il conte Marzotto costruì questi alberghi per conto degli americani. Praticamente gli americani, diciamo, pagarono Marzotto. Marzotto che fece poi? Quelli del sud, che rendevano pochi, li ha chiusi tutti. Quelli da Napoli in su, lì sono ancora vivi e vegeti, anche se poi sono cambiate proprietà. Quindi, per dire, diciamo, che a me, come dire, queste storie
sono quelle che mi incuriosiscono. Poi, come dire, nel grande otto ci sono altre sfaccettature, per esempio la partecipazione delle donne alle gare automobilistiche, e qui anche qui c'è un elemento di curiosità, perché al Giro delle Calabrie parteciparono 4 donne, io ne scrivo 3 perché la quarta l'ho saputo dopo che il libro è stato pubblicato. La più famosa era la baronessa Maria Teresa De Filippis, una napoletana, che è stata la prima donna al mondo a guidare macchine di Formula 1. Poi ce n'erano altre 2 che nessuno conosceva. Perché nessuno conosceva? Perché queste guidavano con uno pseudonimo. C'era una piemontese, Ada Pace, che si faceva chiamare Sayonara, e c'era un'altra milanese, Anna Maria Peruzzi, che si faceva chiamare Marocchina perché aveva la pelle olivastra. Quindi diciamo, ecco questo. E allora, come dire, sono 48 storie che abbracciano tante situazioni, personaggi. Ecco, per esempio, un'altra curiosità: a Catanzaro il figlio di Garibaldi, il figlio legittimo, perché Garibaldi ha avuto centinaia di figli, ma i figli due legittimi erano Menotti e Ricciotti. Menotti aprì un negozio a Catanzaro, fu consigliere comunale di Catanzaro e fondò il circolo dei nobili, diciamo, quindi, cose di questo genere. E, se posso raccontare un altro aneddoto, l'ultimo capitolo, quello della famiglia Montalbano. Allora, questa io la semplifico perché insomma è un poco complessa. Ad Ardone c'era un veterinario, il cui nome si chiamava Francesco Barillaro. Questo veterinario a un certo punto uccise il cognato, anzi la sorella, perché voleva uccidere il cognato, perché era un mezzo mafioso, anzi era un mafiosetto. La sorella si mise davanti, lui sparò e uccise la sorella. E questo Francesco Barillaro fu interrogato dal giudice istruttore e voleva chiedergli come mai aveva deciso di fare questo gesto gravissimo. Lui dice: no, non vi rispondo, vi scrivo un memoriale. Questo Francesco Barillaro, il veterinario, scrisse un memoriale raccontando perché aveva ucciso la sorella, perché era successo quel fatto. A un certo punto questo memoriale va a finire nelle mani dello scrittore Mario Lacava, che abitava lì vicino a Bovalino. Mario Lacava legge questo manoscritto, questo memoriale, e dice: questo è un capolavoro, e lo fa leggere ad Alberto Moravia, che lo pubblica sulla rivista Argomenti. A questo punto Francesco Barillaro diventa scrittore, perché con lo pseudonimo di Saverio Montalto scrive un altro romanzo che si chiama La famiglia Montalbano. Molti in Italia ritengono, tra cui io insomma, che il primo scrittore italiano a scrivere di mafia sia stato Leonardo Sciascia con Il giorno della civetta. In realtà il primo libro di mafia lo scrisse Saverio Montalto trattino Francesco Barillaro. La famiglia Montalbano per Saverio Montalto è il sinonimo della mafia. Lui chiama l'andrangheta di Reggio Calabria, che è la prima andrangheta, la famiglia Montalbano, e pare che Camilleri, come dire, si sia ispirato, diciamo, a questo scrittore, che secondo me, io poi l'ho letto, guarda, i libri li ha ripubblicati Rubettini, quindi si trovano sia il memoriale e sia la famiglia Montalbano. E insomma, quindi ci sono 48 storie che in qualche modo mi hanno incuriosito e che ho portato, ho cercato di raccontare in breve, perché ripeto, non sono uno storico, sono solo un giornalista. Prima di proseguire nel dibattito volevo sapere se c'era qualche domanda dal pubblico. Sì, il libro del
giornalista Ventri, che prima abbiamo presentato, poi Franco ci ha ripresentato. Io mi sono dimenticato di dire che è stato redattore del caposervizio dell'Unità, un importante giornale italiano. Allora la domanda è: se questa classe dirigente ha fallito, sia di destra che di sinistra, ce ne dobbiamo tutti quanti un pochettino, il modo per cambiare, che i calabresi possono utilizzare per cambiare, quale speranza c'è per i calabresi, oppure dobbiamo accontentarci di chiunque salga al potere, raggiunga il potere o di destra o di sinistra, farà fallimento? Ecco, io mi riferisco per esempio all'emergenza rifiuti, 16 anni che dura continuamente, diciamo, è stato un danno causato sia dal centrodestra che dal centrosinistra. C'è un modo per cambiare se la politica non cambia? Ecco, per esempio, lei prima ha firmato il referendum, c'è un modo per cambiare direttamente questa politica che non riesce a occuparsi dei problemi veri della gente? E certo che c'è, ogni tanto siamo chiamati a votare, ci pensiamo, vediamo quello che succede. Ma se sono equivalenti? No, io non ho detto che sono equivalenti, ho detto che nel giudizio della classe politica calabrese c'è un fallimento di entrambi gli schieramenti, il che non significa che siano la stessa cosa, né lo potevo dire perché non ci credo. Il punto è quello, non abbiamo altri strumenti. Il referendum? Il referendum è uno strumento, lei ha detto che l'ho firmato, io lo voglio pubblicamente dire, li ho firmati perché ritengo che trattino di cose assai importanti, soprattutto quelle riguardanti la giustizia, su cui ahimè non si mette mano in maniera colpevole da parte della sinistra, perché è diventato un cavallo di battaglia di Berlusconi e quindi questo viene lasciato in mano a Berlusconi, non capendo che trattasi di un problema vero, che bisognava e bisogna affrontare. Il referendum, ahimè, però, come poc'anzi ho detto a lei quando mi ha invitato assieme al mio amico Sabatino al tavolo, è che sono stati svuotati da una classe politica nazionale, qua riandiamo al cuore del problema, che non ha interesse ad una partecipazione vera dei cittadini, ha interesse alla partecipazione di clown alla Grillo, tanto per capirci, e quello viene scambiato per una partecipazione diretta. Grillo fa di tutto perché diciamo quella sembianza di democrazia partecipata che è la rete, che è tutto fuorché una democrazia partecipata, diventi l'unico elemento che contrasti oggi lo scadimento della politica. Che cosa dobbiamo fare? Io rimando alle cose che ho detto prima, oltre a quello del voto che mi pare scontato e ovvio, ovviamente, quindi non avendo dato un giudizio in cui destra e sinistra sono la stessa cosa. Poco prima di venire qua sentivo il professore Cacciari, che è una delle poche persone che io stimo, che diceva una cosa che vi voglio partecipare qui questa sera. Il professore Cacciari diceva: attenzione che forse lo schieramento destra e sinistra non serve più a spiegare le cose, serve più a spiegare le cose il punto dell'innovazione, se le cose vengono effettivamente cambiate, se noi ci accorgiamo ad esempio che nella realtà di Botricello le cose sono cambiate, perché stiamo a parlare qui a Botricello, e allora c'è la necessità che la classe politica che governi Botricello venga aiutata, venga supportata, gli venga data un'altra chance. Questo significa concretamente aiutare la politica a cambiare. Dopodiché il punto di fondo è che la politica non si fa aiutare a cambiare. Ora noi non è che stiamo a ragionare nell'estate del 2013 come se alle nostre spalle non avessimo niente e nel nostro presente e nel nostro passato non avessimo nient'altro ancora. E quanti di voi hanno letto questa mattina questa intervista che ha fatto questo famoso cantante De Gregori al Corriere della Sera? Cioè, un uomo di sinistra dice una cosa fra le tante cose che ha detto, che io mi sento di condividere e che pongo alla riflessione: ma forse si è occupato troppo di Noemi, di quella ragazzina napoletana, e troppo poco dell'Ilva di Taranto? Perché la sinistra ha scoperto l'Ilva di Taranto quando ci ha messo le mani la magistratura,
altrimenti non aveva capito niente di quello che stava avvenendo a Taranto. Stiamo parlando del più grande investimento industriale d'Europa, dello stabilimento più grande che esiste in Europa, non di una piccola fabbrichetta. Forse questa sinistra si è occupata troppo di quelle cose e continua ancora oggi ad occuparsi troppo di quelle cose e a non occuparsi di altro. Magari si occupasse delle tante ILVE che ci sono sparse per l'Italia, a cominciare da quella a quale faceva riferimento l'assessore, che è la fabbrica di Marzotto a Praia Mare, della Marlane, in cui sono morti centinaia di operai e in cui non si riesce a far decollare un processo, perché di questo trattasi, che è fermo sostanzialmente da un anno e quattro mesi al Tribunale di Paola, fra eccezioni procedurali, non si riesce a far decollare. E allora il punto è questo, ognuno di noi si spende. Torno a dirvi, nella piazza di Botricello, credo che sono tutti abitanti di Botricello, credo, o turisti, che vengono qui a Botricello e che sanno le cose. E come cambiare le cose? Se la classe politica di Botricello che sta governando il paese merita, noi la aiutiamo col voto e al di là del voto. Altrimenti la mandiamo a casa. Se invece prevalgono altri criteri, se invece vanno avanti altre cose, se invece vanno avanti quelle che dicevo prima, cioè di una società incivile che si limita semplicemente a succhiare quello che può succhiare dalla politica, e allora le cose non cambieranno, però poi, scusate, lo dico nella maniera più brutale possibile, non ce la possiamo più prendere con nessuno, ce la prendiamo innanzitutto con noi stessi. Io volevo aggiungere un'altra cosa, e credo che ormai ci scivola tutto addosso, uno può scrivere qualsiasi cosa ma non ci sono reazioni, insomma. E c'è una cosa importante, credo che sia il fattore tempo. Chi coglie nel fattore tempo l'essenza di questa, di questa epoca, di questi tempi, credo che è più avanti degli altri. E da cronista, diciamo, un fatto che è capitato in questi giorni. Nel 2006 il governo Prodi si inventò le zone franche urbane. Cosa sono le zone franche urbane? Si individuano alcuni territori e questi territori hanno degli sgravi fiscali, delle facilitazioni a chi vuole investire. La dico così alla buona, insomma. Allora, per la Calabria nel 2006 furono individuate tre città: Lamezia, Rossano e Crotone. Casualmente erano amministrate dalla sinistra, casualmente. Sono passati gli anni, tiramol, finanziamenti, non finanziamenti. Adesso, a distanza di quasi 10 anni, diciamo, e il vecchio governo Berlusconi, ma gli effetti si producono adesso, sono state annullate quelle tre città per le zone franche urbane e ne sono state messe altre 4, che sono Corigliano, Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria, che sono casualmente amministrate di destra. Ora, guardate, le zone franche urbane, se si pensano nel 2006 e nel 2013 ancora, perché poi su quei progetti, no, qualcuno ci aveva pensato di fare investimenti. La situazione è molto grave, guardate che l'allarme che getta Filippo, insomma, qualcuno lo dovrebbe cogliere. Io porto sempre l'esempio di Messina, guardate, la classe politica, i politici dovrebbero ricordare cosa è successo a Messina un mese fa, 2 mesi fa, 3 mesi fa. Messina, che è chiamata la città babba, perché è una città conformista, insomma, tranquilla, non succede mai niente. A Messina ha vinto Renato Accorinti, che non è né di destra né di sinistra né 5 Stelle né Grillino. Renato Accorinti è Renato Accorinti, un uomo che cammina scalzo, c'ha una maglietta, e quando è stato eletto sindaco
i vigili urbani di Messina, divisi col, vestiti con la divisa napoleonica, hanno accolto quest'uomo. Questo insomma, è una persona molto preparata, è un professore, quindi non è che è l'ultimo arrivato. Allora, che succede? Che oggi va a votare il 50-40%, ed è questo 40-50%, quelli che vanno a votare sono gli incazzati. Quindi l'esempio di Messina dovrebbe allarmare la classe politica. Lo dico senza un giudizio di merito, né pro né contro a Corinti, ma per descrivere quello a cui stiamo andando incontro, perché Pizzarotti, il grillino di Parma, sembrava il confine estremo. Pizzarotti è stato superato da Corinti. E domani anche a Corinti sarà superato. Poi magari a Corinti, Pizzarotti sapranno dimostrare che sanno governare, bene. Però questa è la situazione, una deriva totale. Ci sono altre domande? La domanda che faccio è: voglio dire, Filippo Ventre affossa questioni non da poco, perché una cosa che però bisogna dire è vero, noi col voto possiamo esprimere consensi o dissensi, ma intanto ci sono i poteri locali, sono stati svuotati completamente ad alcune decisioni, cioè basta solo dire che in questo momento con la nuova legge, per esempio, un parco eolico può essere realizzato senza neanche che il comune dia il consenso alla realizzazione. Questo significa due cose: significa intanto che quel poco di federalismo che c'era è stato completamente spazzato via, ma significa fornire anche a sindaci incapaci l'alibi di dire ma questo lo hanno voluto altri, questo viene da altre parti. Il problema del voto aveva senso quando eravamo noi anche a scegliere i candidati e poi potevi decidere in una lista di 40 persone scelte dal basso in qualche modo, almeno alcuni partiti, potevi decidere quali premiare. Oggi i candidati vengono scelti da un'altra parte, nelle segreterie dei partiti, e questo è un processo che è cominciato già negli anni 80, quando è scomparsa l'opposizione all'interno del Parlamento, perché le segreterie si incontravano prima e quando si andava a discutere un problema in Parlamento c'era già l'accordo raggiunto. Questa è stata la deriva che piano piano ci ha rubato spazio democratico fino ad annullarlo completamente. Cioè, io sono arrivato al punto, sono politicizzato da quando avevo 20 anni, adesso ne ho 50 di più, e posso dirlo con molta franchezza, politicizzato nel senso che ho fatto politica attiva fino al 1969. Arriverò al punto da dire che se lo schieramento verso il quale io ho un certo interesse non presenta una persona presentabile, finirà che anch'io deciderò di non andare a votare, cioè non voglio rendermi complice di alcune operazioni. Il problema credo che sia prima di tutto un problema di ricostruire la democrazia dal basso. Ci sono gli strumenti, dovremmo sederci un po' e discutere su queste cose. Chiaramente io credo di far emergere un certo scoramento. Nel 2008 fu fatto un numero speciale e furono intervistati i protagonisti di una stagione della politica italiana che ricordiamo tutti come il 68. A qualcuno è piaciuta, a qualcuno non è piaciuta. Io personalmente sono stato segnato. Alla fine del 68 non sono più riuscito più a fare politica come l'avevo fatto prima. Ero un dirigente politico, ma ho capito che certi giochi erano chiusi. In quell'intervista io ho fatto una battuta che potrebbe sembrare conquista. L'Italia non è governata da una sinistra e da una destra, ma da una destra presentabile e da una destra meno presentabile. E questo è il dramma. E quando uno come D'Alema, da segretario del PDS, si sente di dover dire al Corriere della Sera che lui è un liberale, credo che i giochi siano completamente chiusi. Allora, o noi riconquistiamo la voglia di esserci con i nostri valori, ognuno di noi è portatore di valori. Io e Bruno, se arrivavamo a messa quando eravamo ragazzi insieme, no?
all'Azione Cattolica. Noi ci siamo conosciuti all'Azione, forse perché eri troppo piccolo. Vabbè, non è un reato servire messa. Eravamo all'Azione Cattolica, contento. Più pericoloso scrive delle cose che non sono vere. Io sì, quindi me lo ricordo. Non è reato. Noi abbiamo preso consapevolezza, abbiamo iniziato a fare politica in partiti diversi, ma in uno schieramento abbastanza confinante, diciamo, no? Tanto è vero che ogni tanto ci scambiamo informazioni. Lui per una cosa che stava scrivendo su un episodio avvenuto a Catanzaro nel 65, credo, ha chiesto il mio parere. Io per quel poco che potevo fare gliel'ho dato. Rimangono molti. Il problema che ha posto Filippo è un problema non da poco, e io pensavo mentre lo sentivo parlare che probabilmente un uomo come lui, con la sua storia, con il suo coraggio, con la capacità di dire le cose così come le pensa, con schiettezza, potrebbe cominciare a pensare di sporcarsi le mani. Quella è una battaglia che io potrei cominciare a fare. Schierarmi accanto ad un uomo, l'ho fatto adesso, erano anni che io nelle competizioni elettorali me ne stavo un po' in disparte, no? Perché quando vedo un ragazzino che emerge, però dopo tre giorni da una sconfitta elettorale già pensa al Parlamento, una cosa mi spaventa, scusatemi, una cosa, mi vengono i brividi. Poi ha preso un'altra sconfitta e pensa all'Europa, dico adesso gli resta solo prima il Quirinale e poi probabilmente se Barack Obama decide di cedergli il posto, la presenza degli Stati Uniti. Siamo veramente a livello di follia. Non faccio il nome. Non usciamo fuori tema, però. No, non è fuori tema, però voglio dire, il tema è questo, i temi dei libri di Bruno Gemelli e soprattutto quello di Filippo sono temi che ci riguardano, perché in pratica gli articoli che Filippo ha raccolto in volume non sono altro che il racconto di questa progressiva spoliazione della volontà popolare che ormai non esiste più. Io la esprimo col voto, ma chi voto? Qualcun altro ha deciso che io lo devo votare. Questo è il dramma che noi stiamo vivendo. Una notazione soltanto. La famiglia Montalbano, io l'ho letta molti anni fa e credo di avere la prima edizione. È una piccola chicca editoriale, no? Camilleri in un'intervista, mi sembra, abbia detto che il nome Montalbano lo ha preso non dal romanzo di Barillano, ma per la grande stima che lo legava a Manuel Vázquez Montalbano, grande scrittore, e quindi lui ha dato il nome Montalbano al suo personaggio per rispetto a questo altro. Bravo, è vero questa cosa. Te la sei giocata, ma non è vera. Lui. Io ho messo interrogativo perché. No, non lo so, ha ragione, cioè quelle cose che ha detto. È ovvio che stiamo ragionando di una cosa che insomma ha delle radici, perché se noi siamo in una fase politica in cui non è all'ordine del giorno, guardate che la cosa è drammatica, la modifica della legge elettorale non è all'ordine del giorno, cioè questo governo così strano e così, lo definisco strano perché non mi viene un'altra parola, in cui sono assieme il PD e il PDL e che doveva fare semplicemente questo, fare la legge, mutare la legge elettorale per consentire ai cittadini quello che poc'anzi vi è stato detto, non è all'ordine del giorno. Allora direbbero a Roma: di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo a parlare? Lì ci sta il cancro che sta distruggendo la credibilità della politica. Se vogliamo essere chiari, se vogliamo essere lì, ci sta il cancro principale. Se uno come lui vi dice che non sa se andrà a votare, è peggio dell'esempio che ho portato io di Francesco De Gregori poc'anzi, che conclude quell'intervista così, con le stesse parole che sono state dette ora. Ma perché non lo chiama? Che non sa se andrà a votare. E allora forse sarebbe il caso che invece della quotidianità, invece del tatticismo quotidiano, qualcuno si svegliasse negli schieramenti opposti, destra come a sinistra, si svegliasse da questo torpore, perché altrimenti alla prossima elezione finirà peggio che Roma, dove ha votato il 40%. Stiamo parlando di Roma e non di Botricello, stiamo parlando della capitale d'Italia. Se qualcuno non si pone questo problema in maniera seria e continuiamo a fare questa politica politiziana, come ahimè anche in Calabria si fa, cioè di questo tatticismo esasperato, io altre cose non ne ho, altre, come dire,
indicazioni francamente non me ne vengono. L'unica indicazione è questa che vi ho detto prima, nella misura in cui, quando stiamo a parlare appunto delle elezioni per il Parlamento italiano, ci sarà una legge modificata, altrimenti finirà come ha detto lui, non c'è dubbio. No, solo non sono delle domande, io volevo riprendere il ragionamento che ha fatto Filippo all'inizio, che poi è un po' scemato, perché è facile oggi sparare sulla politica, perché è la cosa forse più facile, più semplice, cioè chi non è deluso, chi non penso poi anche la disperazione, non penso che gli esempi che sono stati fatti, Pizzarotti, poi il sindaco di Messina, siano serviti e servano a risvegliare la coscienza della politica, perché il problema vero qual è stato della politica? La selezione delle classi dirigenti. Filippo diceva all'inizio che oggi siamo di fronte a una classe politica non solo calabrese, ma anche nazionale, probabilmente impresentabile, cioè perché non ha proprio la cognizione dei problemi, perché al di là di quello delle cose da fare, la prima cosa da fare che doveva fare questo strano governo, che non vuole di fatto nessuno se non forse Napolitano e chi ci sta, era fare la riforma elettorale, altre due o tre cose, no? Ma avviare anche una riflessione che non sia demagogica sulla riforma elettorale, perché io penso, ed è una mia opinione, che l'unico modo per dare la voce ai cittadini non è nemmeno quello di fare una lista di 40 persone, perché abbiamo fatto anche un referendum e una guerra, perché chi come me è più vecchio si ricorda anche le quaterne, le terzine, no? Di come venivano organizzate, quindi io che venivo dal Partito Comunista Italiano, arrivava il bigliettino, in questa sezione si vota numero 1 e numero 3, no? 13, 23, numero 1 era in grau e poi il 3 era chi capitava. 1, 13, quindi 31, 23, il problema è che probabilmente va rivisto il collegio, cioè perché probabilmente la sintesi vera tra rapporto diretto con l'elettorato e selezione delle classi dirigenti può avvenire solo in territori piccoli o meno piccoli, ma comunque omogenei, in cui c'è un rapporto diretto, non è nemmeno fare un listone in cui metterci le persone. Ma io non era di questo che volevo parlare, io volevo parlare di due cose: tempo o memoria, volevo dire a lei, cioè perché penso che il problema vero oggi sia la mancanza di memoria, quello che poi magari fa dire che gli schieramenti di destra o di sinistra pari sono. Questo mi fa un po' specie, anche se non ho tanti argomenti per difendere, diciamo, lo schieramento mio di riferimento. La cosa che volevo stressare era quello che all'inizio ha detto Filippo, che la situazione è veramente disperante, la commistione tra la cosiddetta, io mondo delle professioni, chi produce reddito oggi in Calabria, cioè anche facendo un ragionamento economico, probabilmente la mafia, l'andrangata, l'industria principale. Quindi, Fili, secondo me, perché forse tu hai dimenticato anche il passaggio che tu hai fatto, mentre prima, no, quando noi abbiamo iniziato a fare politica 30 anni fa, no, c'era comunque il politico, poi c'era l'ndranghetista che comunque veniva presentato al politico, ancora l'ndranghetista era solo un portatore di voti e aveva delle tutele, no, da fare. Poi progressivamente questa cosa è cambiata, cioè è arrivata proprio a un discorso paritario. Oggi probabilmente c'è una sostituzione, perché questa società cosiddetta civile, che è una società del mondo delle professioni, imprenditoriale, io ci metto anche i giornalisti, no? Io ci metto anche i giornalisti, con le dovute eccezioni, perché così come per i politici, per le professioni, eccetera, ma diciamo che al 90%
In Calabria esiste un magma indistinto in cui non si capisce più dove è la politica, dove è il malaffare, dove è la mafia, dove sono gli interessi, per cui non c'è più nemmeno una zona grigia, come si diceva un tempo, i colletti bianchi, quelli che magari facevano le strategie e poi portavano i soldi. Esiste ormai, perché guardate, la cosa grave qual è, Filippo? Che si sente, io che nell'ambiente di lavoro c'è anche un'avversione nei confronti dei giornalisti, delle forze dell'ordine, della magistratura, no? Perché comunque svela quelli svelano, i giornali raccontano, no? Perché comunque si sente che poi viene meno quello che magari può essere una fonte di reddito, cioè perché poi non c'è una sostituzione di un'economia sana, non capendo o non volendo capire che il cancro vero dell'economia, cioè della mancanza anche di libertà imprenditoriale, ma anche di concorrenza, proprio anche in termini di economia liberale, no? È perché comunque c'è questa cappa che strozza le imprese, se ne impadronisce e le gestisce. Allora, il dato vero è che se è vero che la politica è il portato di quello che esprime, cioè della società, della gente, eccetera, il binomio, l'equivalenza è veramente grave, perché abbiamo questa classe politica, perché abbiamo questa società in Calabria, che non è capace, perché poi ci sono i pezzi che vanno bene, ma non sono capaci di mettersi in rete. No, non c'è la rete, non c'è la rete, ma non quella di Orlando. Ci fa una domanda americana, col punto interrogativo. No, una domanda. Una domanda voleva fare l'assessore proprio. No, se voglio intervenire. Forse lui. Raccogliamo le domande. Se c'è qualcuno. Si è chiamato in causa. Si è chiamato. No, io volevo fare una domanda americana, diciamo. Americana, di quelli in cui ci si alza ai convegni e si dice: ma perché è scritto A più B? Perché se no. Allora, l'altra sera c'è stato il presidente, parlo ai giornalisti naturalmente, il presidente dell'ordine dei giornalisti, al quale ho fatto una domanda che probabilmente lo ha infastidito, poi se n'è andato come si usa nelle cose più galanti per motivi organizzativi suoi, eccetera. Comunque lo ringraziamo per essere venuto e si è onorato, diciamo, questa sua presenza. Ho parlato di potere dell'informazione. Voi avete descritto, mi piaceva questo passaggio sulla società in civile, eccetera, ma mi piacerebbe parlare della Calabria, di poteri della Calabria. No? C'è un potere politico che descrivete benissimo, un potere giudiziario, un potere militare e un potere anche civile, insomma, le associazioni sono dei poteri. Insomma, la domanda americana è: prima si diceva questa classe politica calabrese non è all'altezza, ma i giornalisti calabresi sono all'altezza. Mi domando, vorrei solo finire per favore una domanda semplice che ho posto anche al magistrato, la bandiera dell'antimafia in questa regione, che si chiama Nicola Grattieri, no? Si discuteva in un convegno in cui si parlava, insomma, amministratori calabresi 90% corrotti con la mafia, eccetera. Io dissi: guardi, ho visto una pubblicazione con fonte certa di un giornale in cui, no, su 90 consigli comunali sciolti per mafia, non sono di un partito, ho solo un'idea, perdonami. Mi faccia finire, solo mi faccio domande espresse, così io rispondo. Sembra una domanda bielorussa adesso. No, è americana. Su 90 consigli Bolshevita. Comunali, fammi finire, su 90 consigli comunali sciolti per mafia, Bolshevita, più del 70% di essi erano stati integrati al Consiglio di Stato. Questo comune è un esempio. Una classe politica decimata, popolo eletto liberamente, rappresentanza politica eletta
liberamente, sciolta per mafia, fatto non sussiste, ma quel sindaco, quegli amministratori non ce li ha ridati nessuno. La domanda è, bisogna cambiare solo le società civile calabrese o bisogna poi cambiare anche chi scrive, se è vero che fin quando non c'è un giudizio finale io sono un cittadino libero e non diffamabile o comunque non rappresentabile sui giornali come uno che è mafioso o corrotto o quant'altro. De Gregori forse non è scritto più al libro paga della sinistra, per questo critica la sinistra. L'ultima è l'affermazione della verità. Francamente, cioè, io il giudizio su me stesso non lo do io, non sono abituato a dare un giudizio su me stesso, sono gli altri che devono dare il giudizio su me stesso, quindi non do un giudizio su di me. Non ho capito la questione, visto che siamo in un periodo in cui il governatore della Calabria ama criticare i giornalisti, chiedeva a quale partito lei facesse riferimento, perché un ragionamento analogo il suo. Poi mi viene detto che è di Rifondazione Comunista. No, io non sono di Rifondazione Comunista, io sono semplicemente uno che non capisco ma più. Ma perché nulla. Mi deve etichettare? E così mi è stato detto. Ma cosa cambia? Esiste un potere dei giornalisti e dell'informazione? Ma certo che esiste, lo sa che esiste. È diverso dai politici. Cioè, che i politici vengono protestare. Certo che è assolutamente diverso. Ha mai visto protestare? Guardi, se lei pensa che il problema della Calabria, qui alzo la voce però, Non mi spaventa. Qui alzo la voce. Non mi spaventa. Se lei pensa che il problema della Calabria è rappresentato dai giornalisti e non dalla mala politica, io su questo sono disposto a ragionare fino alle 7 di domani mattina. Guardi, fino alle 7. Perché lei non ha capito niente di quello che succede in Calabria. E la cosa mi fa molto dispiacere. Sì. Che un amministratore di un paese sostenga pubblicamente in una piazza che il problema è quello dei giornalisti in Calabria. Non ho detto questo, non dica falsità. Lei ha detto questo. Lei ha detto questo. E comunque sono il secondo che si alza e se ne va dopo il presidente dell'ordine. Arrivederci. Questo mi fa piacere. Ma avete voi intollerato il caso. Lei è un intollerante, ma lei come si permette mi costringete a ripetere il discorso dell'altra sera. C'è giornalista e c'è giornalista. Allora, quando se sapevo che era così non venivo, ma è intollerabile. Scusa Filippo, qua praticamente c'è un equivoco di fondo, che qua dobbiamo distinguere tra i proprietari dei giornali e chi scrive sui giornali. Io ho fatto una premessa dove ho detto che Filippo Veltri e Bruno Gemelli sono l'esempio di due persone che comunque non sono condizionate dagli editori dei giornali. Non sono condizionare nessuno. Non sono né condizionare né condizionare. Però quello che voi non sapete è che quando... Con chi parla questo qua o no? Sa con chi parla? Filippo, ma no, vi ho detto non parlava con te. Come si permette? Esattamente come gli altri. Non parlava di te. E io l'altra sera ho spiegato che quando c'è, per esempio, senza fare nomi, però alla fine capiamo bene di cosa stiamo parlando, del proprietario di un giornale locale calabrese che è proprietario di una clinica anche, oltre che essere proprietario di un giornale, e aspetta la convenzione della regione per poter portare avanti questa clinica, e allora che succede? Che nel momento in cui glielo sta dando questa convenzione, gliela sta sottoscrivendo il presidente della regione, quella regione, quel presidente decade, quello che arriva dopo naturalmente lo tiene con le mani nel collo. E allora, in base a quello che succede i primi giorni di insediamento del nuovo governatore, il giornale decide, comincia a parlare. Nel momento in cui va in una direzione che non conviene al nuovo governatore, il nuovo governatore semplicemente che fa? Non gli rinnova la convenzione della clinica. Il problema è questo, che non ci sono editori puri in questa regione, perché gli editori puri non sono quelli puri d'animo, gli editori puri sono quelli che vivono del lavoro dell'editoria. E in Italia purtroppo ha ragione Giuseppe, non ci sono, non solo in Calabria, non ci sono nemmeno in Italia. Allora io sono un editore puro, ma non perché sono puro d'animo, non lo sono assolutamente, ma sono puro perché io vivo facendo l'editore.
non sono condizionato e condizionabile da nessuno, sono condizionato solo dal mercato, perché se in questa maledetta regione nessuno va a comprare i libri nelle librerie o i giornali nelle edicole, purtroppo io sono fregato, come sono fregati tutti gli editori puri come me. Poi ci sono altri editori, tra cui tutti gli editori che editano i giornali locali, che sono degli imprenditori che hanno altre attività e quindi sono condizionati, condizionabili e ricattabili dal potere politico. Perché se per esempio un altro editore di questa regione è proprietario di un palazzo e in quel palazzo deve venire la sede dell'Arpagal, non so se Arpagal vi dice qualche cosa, c'è un editore che è proprietario di un palazzo dove dovrebbe venire, doveva venire la sede dell'Arpagal. A un certo punto qualcuno gli ha ventilato l'ipotesi che là non si poteva più fare la sede dell'Arpagal, da quel giorno quell'editore ha cominciato a guardarsi bene dal parlare male del governatore. E questi sono i ragionamenti, quindi non c'entra nulla, perché tu non te la puoi prendere poi con un povero ragazzino non pagato, non dico sottopagato, non pagato, che poi purtroppo si fa strumento e megafono degli inquirenti. Perché che succede? Che questi ragazzetti poi, non sapendo come fare per andare ad attingere le notizie, non hanno risorse perché non hanno manco i soldi per pagarsi la benzina per andare in giro a fare le cose, che fanno? Vanno a finire nei tribunali. Al tribunale c'è l'inquirente, quello che sta facendo l'indagine, il pubblico ministero, eccetera, che gli passa il fascicoletto e che lui diventa un articolo sul giornale. Ma quello non c'entra nulla col giornalismo, te l'ho già spiegato l'altra sera, non c'entra proprio nulla. Grazie per la spiegazione. Posso... Innanzitutto inviterei Filippo a venire, anche se c'è stato un momento di ambaradam, accomodi un'altra volta, perché mi tocca fare una precisazione d'obbligo per quanto riguarda il Presidente Soluri, e lui si è alzato all'epoca l'altra sera perché aveva già degli impegni, l'aveva già detto, insomma, e comunque aveva dato una risposta distinguendo tra una sorta di giornalismo che era stato definito come giornalismo spazzatura ed era riferito proprio... Allora, io però voglio lanciare una lancia a favore anche dell'assessore Procopio, perché quello che veniva sottolineato è che molto spesso quando si tratta appunto di indagini ancora in corso, o per esempio guardiamo lo scioglimento per mafia di un comune, dopodiché in questo caso capita dopo 3 anni, 4 anni che una sentenza ribalta completamente quella decisione, quindi quel sindaco che è stato defenestrato in pratica doveva rimanere al suo posto. Allora, chi lo ripaga del danno d'immagine, ovviamente, perché il giornalista in quel caso non fa che raccontare una notizia, il comune è stato sciolto per mafia, è una notizia, anche se poi effettivamente non era giusto scioglierlo, e quindi il discorso è il danno che viene fatto all'immagine, perché molto spesso poi questa notizia del risanamento, risarcimento che quel sindaco dovrà avere perché lo scioglimento era stato fatto erroneamente, non viene data con la stessa visibilità e molto spesso si ricorre al bollino del lunedì. Allora, in questo senso anche il Presidente dell'Ordine ha parlato di un'esistenza in Calabria di un giornalismo spazzatura, però non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, e dobbiamo dire che qui in Calabria ci sono persone che scrivono e raccontano la Calabria momento per momento e che sulla classe politica hanno svolto un ruolo, cioè un'indagine anche, per mettere in luce le nefandezze di una classe politica calabrese che è sotto gli occhi di tutti, cioè è inutile parlare del commissariamento di 17 anni per l'emergenza rifiuti, dell'emergenza dei depuratori, ma parliamo pure della sanità allo sbando, perché non parlare di una regione che anche sulla formazione e il lavoro non è riuscita a garantire con l'assessorato alla formazione professionale che dovrebbe fare questo, una formazione di giovani in grado di poter trovare un lavoro con le nuove tecnologie, con le nuove capacità. Quindi noi parliamo di un fallimento di un'intera classe dirigente, ecco perché io prima domandavo come
si può uscire da questa situazione. Però a questo punto invito Filippo Belti a dare una risposta che non ha dato prima. Quando il professore Santopolo le ha chiesto perché non si sporca le mani, lei personalmente, e allora io gliela ripropongo, così almeno la rinvito al dibattito, prego. Prego, si accomodi, venga a dire. In politica bisogna questa è la domanda che si è sentita un'altra volta. Io non è che le mani me le sporco, io le mani me le sporco facendo quello che so fare. Poi se devo fare altro non devo essere io a proporre. Le mani me le sporco facendo quello che credo di riuscire a fare, cioè il mestiere di raccontare, di fare il giornalista, lo scrittore, quello che so fare nella vita. Quello so fare e quello sto facendo. Poi se ci sono altri livelli, come ha detto il professore Santopolo, vediamo. Cioè, non, cioè io non escludo nulla, ma questa voglio dire è una cosa personale, che non credo che interessi molto la collettività. Cioè, il punto è questo, io le mani me le sporco e quindi da qui, cioè, non ho risposte da dare al professore Santopolo. Se ci saranno delle opportunità me le sporcherò ancora di più. Punto. Non voglio la protoprisegione. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Però l'ho fatto così. Ma solo con il contributo, diciamo. Io credo che il problema della nostra epoca, non della Calabria, ma un problema globale, sia uno, specialmente uno, che controlla il controllore. Scusate, quando è scoppiato Parmalat, il collegio sindacale, i revisori dov'erano? Quando è fallita la banca in America, dov'erano i revisori, il collegio sindacale? Il problema della nostra epoca è questo, chi controlla il controllore. Il problema non sono i controllati, sono i controllori. Io personalmente sono per l'abolizione di tutti gli ordini, compreso quello dei giornalisti. O in alternativa, perché poi ci vuole un organo che sovrintende, no, sennò poi diventa anarchia totale. E allora, siccome l'ordine dei medici, degli avvocati, dei notai durano 40 anni, 50 anni, allora a questo punto o facciamo una rotazione e un sorteggio, facciamo gli ordini professionali a sorteggio e a rotazione. Questo credo che sia il problema della nostra epoca, i controllori. E quindi tutte le categorie, tutte, nessuna esclusa. I rettori delle università che cambiano lo statuto. C'è un rettore di Cagliari che per 40 anni ha cambiato lo statuto, ma c'ha 90 anni e ancora rettore. E perché questi problemi? Secondo me parte tutto da là, perché se non c'è un controllo di base, poi succedono quello che succede. E a questo punto ritorno, diciamo, faccio un'autocritica come giornalista. Io faccio politica regionale e faccio un'autocritica per quello che mi è successo, la valutazione personale. A settembre è venuto Bersani alla Lamezia per organizzare e per presiedere la conferenza del Partito Democratico del Mezzogiorno. Io lì ero per lavoro. Dopo aver ascoltato Bersani ho deciso di votare Grillo, e più passava il tempo e più ero convinto di votare Grillo. Quando entro nell'urno mi trema la mano e voto PD. Perché voto il PD? Perché ho fatto questo ragionamento. Una cosa è Bersani e una cosa sono i bersaniani, dando a Bersani valore 10, ai bersaniani valore 0. E ho fatto un errore tragico, perché era vero il contrario. Per dire che, cioè, ognuno di noi si deve mettere in discussione, sono cose personali, che gliene frega niente a nessuno, ma per dire, i nostri giudizi, le nostre valutazioni
quelle personali, li dobbiamo sempre, come dire, metterci in discussione, sottoporli ad una critica, ad una revisione. E i due discorsi non c'entrano niente, ma per dire come la penso su, cioè voglio dire, io sono uno di quelli che i problemi li vede alla radice, pensa di vederli alla radice, perché altrimenti poi non è che ci possiamo lamentare che succede questa cosa o che succede quell'altra, se non tagliamo proprio il male alla radice. Ci sono altre domande? Sì, se posso aggiungere una cosa rapidamente, perché sennò io credo che l'altra volta Salvatore ha detto quella cosa, ha detto un po' amareggiata per una serie di motivi, credo che lui stesso sia stato indebitamente diffamato qualche volta, forse per le sue funzioni, per il lavoro altamente specialistico che fa e quindi altri problemi di questo genere, almeno credo questo sia una delle cose. La stampa è un potere, è il quarto potere, diceva Orson Welles in un famoso film, fuori discussione che sia un potere. Il problema è che la stampa non può essere una specie di tempio isolata da una società che sta andando verso uno sfacelo generale, globale. Anche nella stampa si possono trovare devianze come si trovano nella Chiesa, non tutti i preti sono pedofili, però ci sono i preti pedofili. Denunciarli non è una cosa grave, no. È grave se tu denunci per pedofilia un prete che poi in realtà non è pedofilo. No, allora è un altro discorso. Ora, il problema è che normalmente, salvo il caso di Botticelli, io cercavo di andare a mente, ma Filippo mi ha suggerito questa cosa. Non mi pare che finora tutti i comuni sciolti per mafia ci sia stato poi una sentenza di ripristino, salvo Botticelli, ripeto, no. In generale sono state confermate. È stata confermata Nicastro, è stata confermata per due volte Solo Caprizzuto si è salvato quando ha mandato finalmente una donna come sindaco. Anche questa è un'abitudine che dobbiamo cominciare a prendere. Noi abbiamo bisogno della saggezza, della capacità, dell'intuizione delle donne. Le donne devono entrare in prima fila. E dove è possibile candidare una donna a primo cittadino della città, bisogna farlo, bisogna cercarla in maniera. Cioè io in questo momento da 4 anni ho lo studio in una città che ha avuto sempre sindaci maschi. Io credo che sia una delle città peggiori che siano mai state amministrate. Da qualsiasi, non è qualunquismo mio, però voglio dire, non voglio mettere tutti sullo stesso, ma grosso modo l'incapacità è stata una componente trasversale, non ha risparmiato nessuno. C'è una domanda che mi sto facendo da diversi giorni. In un momento di crisi economica profonda, in cui l'edilizia ristagna dappertutto, in questa città si costruisce. Vorrei capire perché. Tutta la Calabria, non in questa città. Vorrei capire perché. Sono soldi sporchi che si ripuliscono, e anche questo. C'è molto lavoro nero e la casa costa meno e si può vendere meno, e anche questo. Però ci sono dei meccanismi, con i miei modesti 6 anni di studio del fenomeno mafioso, che per me hanno spiegazioni molto diverse, ma naturalmente non posso fare d'azioni, anche perché ho avuto la capacità, per non rischiare la vita, perché ho fatto dei lavori sulla Camorra, ho fatto un'intervista con la BBC sulla Camorra, per non rischiare la vita ho dovuto mantenere una posizione neutrale, cercando di dimostrare sempre che io studiavo il fenomeno e non le persone. Quindi a me non interessa se il mafioso è Pasquale, Giovanni o Filippo, mi interessa capire il contesto sociale in cui il mafioso riesce ad esprimere, no, e i tipi di relazioni che riesce a stabilire. Però vorrei ricordarvi una cosa. Mesi fa è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano che non è stato né smentito e il Fatto Quotidiano non è stato neanche denunciato. Un leader politico, uno dei principali leader politici di questa regione, che ce l'abbiamo tra i piedi da 40 anni, è stato definito dal pubblico ministero Villani leader di una struttura criminale. Pare abbia preso una tangente di 2.400.000 euro per il parco Pitagora di Isola Caprizzuto, che guarda caso appartiene agli Arena. Anche lui non sapeva chi sono gli Arena? Come l'altro senatore? Chi è il politico? Non posso dirlo perché basta andare a cercare sulla cosa. La finanza ha accertato che l'ultima tranche della tangente l'ha presa a dicembre del 2012, pari a 912.000 euro. Allora, o di queste cose, no, è accertato, se la finanza ha trovato le carte, è accertato. Sentenza di rinvio a giudizio. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Quando io lavoravo sulla mafia mi occupavo del lavoro dei magistrati. Io ho conosciuto i Macri quando erano semplici pretori a Merito Portosalvo. Cordova, che era procuratore a Palmi, ecco, una delle sentenze di Cordova per me sono un capolavoro di sociologia criminale, vale la pena leggerla.
In questa sentenza ho trovato una cosa edificante per i risvolti che ci sono. Di Stefano, capo posto di Archi, Giorgio, il più grande, chiede un fido di 300 milioni alla Cassa di Risparmio nel 1973, non erano bruscolini. L'impiegato della banca che deve istruire la pratica segna sotto. La domanda non è corredata della documentazione a garanzia che solitamente si richiede in questo caso. Tuttavia, considerato il ruolo che il personaggio svolto a Reggio Calabria, si ritiene da autorizzare. Il direttore, per non essere da meno, ha messo sotto, viste le ragioni di necessità, si autorizza. Nessuno dei due è stato denunciato. Ci sono altre domande? Non so se voleva intervenire qualcun altro. Siamo tutti quanti per essere stati qui con noi, vi invitiamo a venire domani sera, dopodomani, sabato e domenica. Domenica si concluderà la manifestazione culturale voluta dall'amministrazione Botticello e ringraziamo Don Alfonso Velodà, il sindaco Camastra e chi è stato qua tutta la serata venendo anche da lontano. Grazie.